Amici di Cellulare Magazine, bentornati sul nostro canale di YouTube. È appena finita la conferenza stampa di HTC che ha presentato tre nuovi telefoni. Partiamo con il primo, il top di gamma. Qui con me Luca Figini, ve lo farà vedere nel dettaglio. Sì, allora, tutti e tre telefoni vertono sul nome One, che è la nuova famiglia di HTC. Questo in particolare è il top di gamma ed è il One X. Dunque, dispone di display da 4,7 pollici Super LCD che copre un hardware firmato Nvidia, un quad core da 1,5 GHz. Notiamo la qualità costruttiva che prevede questo vetro che si va a inserire nel corpo unibody, dove non è possibile accedere al vano interno della batteria eccetera, ma è solo disponibile in una piccola apertura dove inserire la micro SIM. Continuando sulla parte, diciamo, sul corpo, notiamo il sensore posteriore da 8 megapixel che gira video in Full HD, i fori per l'NFC, la marchiatura Beats Audio con lo speaker esterno che va a certificare una qualità audio superiore rispetto alla media. Sulla parte destra il bilanciere per il volume, sulla parte sinistra la porta micro USB, nella parte superiore il jack da 3,5 mm e il tasto per accensione e spegnimento che fa anche da blocca schermo. Allora, ricapitolando velocemente le caratteristiche: display da 4,7 pollici, tecnologia Super LCD e interfaccia nuova, fotocamera da 8 megapixel che poi andremo a vedere in dettaglio, e interfaccia HTC Sense 4 che prevede una serie di novità. Innanzitutto a livello estetico, perché come potete notare non è più presente quell'elemento rotondo inferiore, ma le icone sono disposte in senso orizzontale, quindi con questo si accede al menu principale. Altra caratteristica della Sense è l'Image Sense, che è nient'altro che il reparto fotografico, che è stato ulteriormente migliorato. Quindi, migliorato, ecco, vuol dire che... È un punto su cui hanno insistito molto questa sera sulla presentazione, e adesso vi facciamo vedere perché. Perché, innanzitutto, mentre giro un video, posso anche scattare foto. Quindi nel frattempo sto girando e sto scattando foto. Un'ulteriore funzione voluta rispetto alla precedente interfaccia fotografica è che se io tengo premuto il tasto di scatto posso continuare a scattare foto per un totale di 4 al secondo. Sentite l'effetto raffica. In totale ne posso memorizzare fino a 99. Quindi una volta fatto la sequenza ho tutti gli scatti, quindi posso per esempio scegliere quello che è molto meglio, come posso muovere per effettuare una panoramica con 4 scatti al secondo. Esatto, qui si eliminano con facilità, basta appoggiare il dito ed eliminare poi gli scatti che sono molto simili tra di loro per scegliere poi quello che più ci piace. Quello che è stato impressionante è la qualità degli scatti. Adesso vi facciamo vedere, tanto per farvi un esempio, qui HTC propone una galleria interamente con scatti fatti proprio con la HTC One. E poi torniamo un attimo al telefono. Citiamo l'integrazione con Dropbox, per cui acquistando un One X che sarà in commercio dal 2 aprile è previsto anche un abbonamento per 2 anni per Dropbox con uno spazio di 25 giga. Qui si possono per esempio caricare 10.000 foto in HD che poi si possono condividere con il vario dispositivo. Perfetto, direi che per questo HTC One abbiamo detto più o meno tutto. Vi rimandiamo alla recensione completa e al prossimo video. Un saluto da Cristian Boscoli e da Luca Vici. A presto.